Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio presentare come personalizzare una quick list sul launcher di Ubuntu Unity. Allora, prima di tutto, che cos'è una quick list? Una quick list è questa. Ecco, se si fa clic con il tasto destro su un'icona presente sul launcher, appare un menu contestuale. Le voci che appaiono, diciamo, al di sopra di questa sottile linea di demarcazione di confine, quindi per esempio Gedit in questo caso, che è l'editor di testo, dicevo, queste voci, come questa evidenziata in questo momento, fanno parte della cosiddetta quick list. Ecco, questa quick list può essere facilmente personalizzata secondo le nostre esigenze e comodità, senza dover programmare nulla, quindi senza conoscere niente di tecnico di particolare. Scusate. Questo perché? Perché la quick list è gestita a livello di lanciatore del programma, e il lanciatore del programma è un file di testo normalissimo che contiene le caratteristiche che permettono, appunto, facendo clic su un'icona, di far partire il programma previsto rispettivo dell'icona. Quindi in questo caso, per esempio, vediamo Gedit, l'editor di testo, faccio clic, parte il programma e proprio l'operazione che avviene subito dopo clic è andare a leggersi le caratteristiche contenute in questo file, il cosiddetto lanciatore, che appunto fa partire il programma. Allora, noi, per crearci una quick list personalizzata, andremo a modificare uno di questi lanciatori esistenti. Scusate. E quale? Per esempio, per questo tutorial ho preso come esempio il lanciatore di LibreOffice, dello Star Center di LibreOffice, che è questo già acceso in questo momento. Che cos'è, lo Star Center di LibreOffice? Ecco, ve lo mostro così vedete che cosa intendo. È praticamente il menu generico di LibreOffice quando non viene aperto un suo modulo specifico, cioè quando non viene aperto per esempio Writer per scrivere documenti, Calc per gestire dei fogli di calcolo, Impress per la presentazione, eccetera. Ecco, LibreOffice ha un modo, una modalità di partire che è questa, e si presenta così con un menu generico dal quale si sceglie poi il singolo modulo specifico che si necessita. Ecco, la mia idea per questo esercizio è quello di modificare la quick list legata a questo lanciatore di LibreOffice Star Center, che adesso si presenta così. Faccio tasto destro, c'è solo la voce LibreOffice Star Center, che è poi questo, e poi al di sotto della linea di separazione ci sono le voci predefinite, tipo mantieni nel launcher o esci per chiudere l'applicativo. Ecco, noi vogliamo modificare qui sopra le voci della quick list aggiungendone un paio: una che fa partire direttamente il modulo Writer per i documenti di testo e uno che fa partire il modulo Calc per i fogli di calcolo. Come facciamo? Allora, cominciamo col uscire per temporaneamente da LibreOffice, e per poter modificare il suo lanciatore e aggiungere le voci, dobbiamo andare a recuperare questo lanciatore. Ecco, i lanciatori si trovano tutti in questa cartella USR Share Applications. Essendo al di fuori della nostra home, quindi della nostra cartella proprietaria della nostra user con la quale siamo connessi in questo momento, dobbiamo diventare amministratori, cioè user root, per poter modificare i file contenuti nella cartella. Noi possiamo anche vedere, visualizzare il contenuto di questa cartella. Eccola qua. L'ho già aperto in precedenza, una finestra Nautilus proprio che punta a USR Share Application, vedete qui in alto, e qui appunto riconoscete tutte le varie icone degli applicativi già installati in questo momento
su questa virtual box di Unity. Vedete, sono tutti gli applicativi, fra i quali c'è appunto quello che interessa a noi per il nostro esercizio, che è LibreOffice Star Center. Ecco, se faccio doppio clic su questa icona, ottengo esattamente l'effetto di far partire ciò che abbiamo appena visto un attimo fa, cioè lo Star Center, e di far apparire l'icona ancora una volta qui nel launcher con la sua quick list. Esco un'altra volta e a questo punto ho detto un attimo fa che USR Share Application è una cartella al di fuori della nostra home e quindi non abbiamo i diritti come user normale, di utente normale, di modificare questo file. Quindi per modificarlo dobbiamo accedere con l'editor di testo, ma in modalità amministratore. Allora, un modo che io trovo veloce e semplice per farlo è aprire il nostro terminale, che per difetto si apre con la nostra user di utente normale, e lo facciamo diventare terminale in modalità amministratore con un semplicissimo comando che è sudo su ci viene chiesta la nostra user di sessione e vedete che da Nicola, quindi utente normale, siamo passati a diventare utente root, cioè amministratore. A questo punto posso richiamare il mio editor di testo che è gedit, quindi faccio nient'altro che scrivere gedit, enter, e mi si apre l'editor di testo che appunto è aperto in modalità amministratore. A questo punto apro il mio file andandolo a cercare nel nostro percorso che ormai conosciamo, quindi USR Share Application, e cerchiamo il nostro bel LibreOffice. LibreOffice Star Center, eccolo qua. Giusto piccola parentesi, noterete che tutti i file lanciatori legati a una certa icona che fa partire un programma hanno un'estensione punto desktop. Questo è lo standard, diciamo così, di GNOME, dell'ambiente grafico GNOME, per riconoscere e per definire questi tipi di file che hanno questo compito, cioè di lanciare un determinato applicativo. Concentriamoci sul nostro esercizio e vogliamo modificare questo lanciatore. Lo apriamo e vediamo che è un semplice file di testo. L'editor di testo standard di GNOME riconosce il punto desktop e quindi ne colora anche la sintassi. Vedete che le voci sono evidenziate con colori diversi. I paragrafi che compongono il file sono evidenziati in marroncino, eccetera, eccetera. Ma per quanto ci riguarda il nostro esercizio, dobbiamo aggiungere le due voci di cui abbiamo detto all'inizio, ovvero questo paragrafo che io ho già preconfezionato, in modo da non doverlo scrivere durante la registrazione del tutorial, e faccio un bel copia e incolla nel nostro file.desktop. Ecco qua. Quindi qui c'è una di troppo, ecco, ne sono accorto adesso, quindi già che ci sono la tolgo anche da qui, voilà. Allora, dunque, da dove ho preso questa sintassi? Naturalmente perché non me la sono inventata io, ovviamente, tanto cominciamo a salvare il file. Voilà, salvato il nostro file. Allora, questa sintassi la si può trovare a questo link che metterò poi come sempre nei commenti di questo video tutorial, e questo link ci porta a questa pagina del wiki di Ubuntu Unity, vedete qua, e al paragrafo Static Quick List Entries, che è proprio quello che stiamo facendo noi, cioè aggiungendo delle voci alla quick list di uno dei file desktop, nel nostro caso LibreOffice. Ecco, qui c'è l'esempio. Prima di tutto ci è spiegato dove mettere, dove aggiungere queste voci di quick list. Qui c'è un esempio
e non si fa altro che fare copia e incolla e adeguare dove occorre questa sintassi. Se vogliamo guardare un attimo nello specifico, riprendiamo un attimo il nostro editore di testo. Allora c'è questa voce che diventa verde, quindi è riconosciuta come sintassi di questo tipo di file, che raggruppa gli shortcut che poi noi definiamo a uno a uno in dettaglio sotto. Nel nostro caso ho creato due gruppi di shortcut, cioè di scorciatoie, uno che si chiama writer e l'altro che si chiama calc, e qui sopra viene riportato writer, punto e virgola, calc, ce ne fossero di più, punto e virgola, in tutti gli altri nomi. E quindi questa, diciamo, è un po' l'intestazione della nostra parte di quick list personalizzata. Poi si crea appunto il gruppo delle varie voci con sotto ciascun gruppo il dettaglio, quindi parentesi quadre, writer, shortcut group, name che è il nome, e questo è proprio il nome che apparirà quando faremo tasto destro sull'icona qui a sinistra nel launcher, il nome tipo questo, ecco, quindi è proprio questo qui, questa qui è la stringa che apparirà avvia LibreOffice writer. Poi c'è il comando, che questo è proprio il comando del programma, insomma, dell'eseguibile. Cosa fare? Quindi LibreOffice righetta writer, perché è l'opzione writer, non vogliamo far partire quel modulo lì, e questa è una target environment unity, è fisso, è sempre uguale, bisogna sempre metterlo alla fine di ogni gruppo. E il gruppo gemello, naturalmente, che si chiama calc, avvia LibreOffice calc, avvia la sua opzione e finisce anche lui col target environment unity. Ecco, salvato questo file. A questo punto il desktop è già attivo e pronto così. Andiamo a riprenderci la nostra finestra Nautilus, aperta a livello utente, non a livello di amministratore root, ma a livello di semplice utente, per poi avere la nostra icona. Vediamo che se faccio doppio clic, parte né più né meno come prima, quindi i paragrafi che abbiamo aggiunto qua in fondo non hanno influsso sul funzionamento, ovviamente, perché hanno un loro preciso scopo, che è quello di personalizzare la quick list che vediamo qui con l'icona. Facciamo tasto destro e vediamo che magicamente sono apparse, oltre alla voce, chiamiamola standard, che parte per difetto, per default, ci sono anche le nostre due voci nuove, avvia LibreOffice Writer, avvia LibreOffice Calc, e sono messe anche, vedete, nell'ordine Writer prima qua e Calc dopo, e viene rispecchiato l'ordine proprio perché il file desktop è interpretato dall'alto verso il basso, è rispettato l'ordine, vedete, Writer e Calc. Vedete che c'è un altro separatore qui tra la voce standard, quella che c'era già prima predefinita, e le nostre voci che abbiamo aggiunto adesso. Questo cosa vuol dire? Che la voce predefinita comunque agisce di suo. Se facciamo, ecco, mantieni nel launcher, perché così posso spegnerlo, ma conservando l'icona, ecco. Quindi se faccio il click normale, come prima, mi si apre l'azione standard, né più né meno di prima. Però se io a questo punto posso anche dire no, fammi partire writer, e vedete che giustamente parte writer. Chiudiamo, tasto destro, voglio calc, ed ecco che mi parte calc. Questo è veramente comodissimo. Direi che invece di ingolfare, riempire il launcher, ingolfarlo con le varie icone specifiche di calc, di writer, di impress e quant'altro, a una che occupano già 4-5 posti ciascuna, si può benissimo gestire un'icona unica, quindi del LibreOffice Star Center, e con il tasto destro mettere le voci specifiche,
basta un clic del tasto destro, un altro clic per far partire lo specifico modulo e siamo a posto occupando uno spazio solo di icona. Questo è quanto, semplicissimo, abbiamo già finito, vedete che come promesso non è necessario né programmare né compilare niente, né conoscere il linguaggio di programmazione, basta seguire questa semplicissima sintassi, aggiungere questo paragrafo che inizia con questa voce. E siamo a posto, possiamo gestire come vogliamo questi file. L'unica particolarità o difficoltà, se vogliamo metterla così, è quella di aprire l'editor di testo in modalità amministratore. Però abbiamo visto che il semplice comando è questo, veramente banale, la cosa può farla chiunque. E rispetto al valore aggiunto, al guadagno di potersi gestire liberamente queste quick list, diciamo che ne vale la pena usare questo piccolo comando, nel terminale. Grazie per avermi seguito, alla prossima!